Già un bel passo, e sì, sono soddisfatta del loro lavoro, però mio padre non me lo porta indietro più nessuno, è quello. Circa 8 mesi di attesa per poter avere l'ultimo saluto di familiari ed amici. Si è tenuto mercoledì mattina nella chiesa della Sacra Famiglia di Viale Ludovico il Moro a Pavia il funerale di Luigi Criscuolo, conosciuto da tutti come Gigi Bici, il commerciante pavese di 60 anni, ucciso con un colpo di pistola lo scorso 8 novembre a Calignano, frazione di Cura Carpignano. È stata la procura del capoluogo a inizio settimana a dare il via libera all'organizzazione della cerimonia e concedere il nulla osta alla sepoltura dell'uomo dopo aver terminato gli ultimi accertamenti tecnici. Una cerimonia partecipata da moltissime persone. I primi tempi, quando non sapevamo cosa è successo, era molto più difficile. Da quando abbiamo saputo che è stata arrestata, è stata già una cosa, un passo avanti per arrivare a avere la giustizia per nostra famiglia e anche per Gigi. Ultima cosa, oggi ci sono tante persone a salutarlo, a ricordarlo. Sì, penso che Gigi era ben voluto molto da tutte le persone a Pavia, era molto conosciuto e sono contenta che persone venute a salutare nel suo ultimo viaggio. Il momento penso più brutto della mia vita, non pensavo mai di arrivare a questo nella mia vita. No, non me lo aspettavo quello che è successo. Perché lui stava qua, sono venuto per dirgli voglio fare così, fa lì, non mi ha mai stato a sentire. Ha fatto sempre a casa sua e da finire nata. La verità molla sa lui. Perché non, ha fatto sempre di casa sua e non è stato mai a sentire nessuno. Lui non l'ha mai ascoltata, aveva la sua testa, però arrivare a fare questo, guarda. No, ha sbagliato anche lui, su questa storia ha sbagliato anche lui sicuramente, non si doveva mettere in questo casino. Si è fidato molto di una persona sbagliata, molto, molto, molto. Gigi aveva questo, si fidava troppo delle persone. E proprio sul fronte delle indagini, a carico di Barbara Pasetti, la quarantenne di Calignano, accusata dell'omicidio di Gigi Bici, si dovrebbe arrivare a breve ad una chiusura. Il passo successivo sarà quello processuale. La procura dovrebbe chiedere il rito abbreviato per la fisioterapista, a causa delle prove raccolte e considerate schiaccianti dagli inquirenti. La presenza dell'aggravante dei futili motivi non consente, tra l'altro, di utilizzare riti alternativi all'abbreviato. Grazie a questo strumento si potrà così saltare l'udienza preliminare. Una richiesta che si fonda su diversi elementi riscontrati a carico della fisioterapista, alcuni dei quali emersi grazie alle perizie: il DNA trovato nell'auto della vittima, le tracce sulla pistola scoperte nella villa di Calignano e sul corpo dello stesso Gigi Bici. Barbara Pasetti è rinchiusa dallo scorso 20 gennaio all'interno del carcere di Vigevano. All'interrogatorio di garanzia, che si è svolto alcuni giorni fa, la donna ha preferito non rispondere alle domande.